Gresling Domenico, anche nel suo caso la valutazione è stata più che positiva. In virtù dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e amministrazione delle imprese con il punteggio di 110 su 110 e lode. Ebbene sì, il 26 luglio mi sono ufficialmente laureato, laurea triennale in economia e amministrazione di imprese a Milano in Bicocca. Ma tagliamo corto e andiamo dritti al punto, cosa succederà adesso? Purtroppo la domanda è molto semplice ma la risposta no, per cui serve che vi spieghi velocemente cos'è che mi sta frullando in testa da un anno a questa parte. Esattamente un anno fa mi trovavo in Sardegna e già da qualche mese avevo in mente di aprire un canale YouTube perché sapevo che fare video mi sarebbe piaciuto tantissimo e l'idea di spronarmi in prima persona e spronare altri a fare meglio mi gasava come mi gasa tuttora tantissimo. Purtroppo però tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo una cosa, soprattutto quando c'è da esporsi in prima persona online, che è una paura, ovvero la paura dei giudizi degli altri, e proprio per questo ci ho messo qualche mese a riuscire finalmente a farlo. Alla fine però l'8 agosto dell'anno scorso, per cui esattamente un anno fa essendo oggi l'8 agosto, ho girato il mio primo video, e non è un caso che io abbia girato questo video esattamente un anno dopo, per cui esattamente l'8 agosto, perché questo video, e lo capirete tra poco, rappresenta tutti gli effetti una svolta molto importante per la mia vita. Quello che è successo dopo in merito a YouTube dovreste più o meno tutti conoscerlo, però ecco, quello che molti di voi non sanno è che il percorso di YouTube non è stato l'unico percorso che ho portato avanti durante l'ultimo anno. Oltre a YouTube, infatti, negli ultimi 3 anni ho anche fatto l'università e per questo motivo, nell'ultimo anno, mi sono dovuto organizzare ogni settimana per fare in modo di riuscire a portare avanti nel migliore dei modi sia l'uno che l'altro percorso, con tutte poi le conseguenze del caso. Ma arriviamo a quelli che sono i miei pensieri adesso. L'esperienza di YouTube è un'esperienza che negli ultimi 12 mesi mi ha completamente cambiato. Negli ultimi 12 mesi infatti sono passato dal vergognarmi anche solo di pubblicare una storia Instagram in cui parlo ad avere 11.000 iscritti su questo canale, che è un risultato pazzesco. Ed oltre a questo la cosa più bella è che grazie a questo canale sono riuscito a fare cose che mai sarei riuscito a fare altrimenti, dalle migliaia di trazioni e piegamenti in un mese ai bagni congelati, fino ad arrivare tra poche settimane, se tutto va bene, a fare la cosa che forse mi spaventa di più in assoluto al mondo, ovvero, di nuovo, se tutto va bene, io spero non vada tutto bene, almeno non dovrò farlo, di lanciarmi col paracadute, che se appunto sarà un'esperienza davvero fuori di testa. Quindi ecco, penso di poter dire serenamente che grazie a YouTube, se appunto negli ultimi 12 mesi sono riuscito a fare tutto quello che appunto sono riuscito a fare. Ma il problema quindi dov'è che sta? Il problema sta nel fatto che se io invece penso alla triennale, non posso dire la stessa cosa che ho appena detto su YouTube, per cui non posso dire che questa triennale mi abbia cambiato. Il motivo è molto semplice, cioè non penso che le conoscenze che io ho adesso valgano i 3 anni che ho investito per appunto ottenerle. Su questo è vero che tutti dicono che poi è la magistrale a fare la differenza, però per l'esperienza personale che ho avuto, diciamo che questa teoria va bene tutto, però a me non basta. Oltre a questo poi bisogna aggiungere un'altra cosa, cioè da quando io ho aperto il canale l'università è sempre stata a distanza, e l'università a distanza, a differenza dell'università in presenza, non richiedeva di uscire la mattina e tornare la sera prima di cena, bensì richiedeva quelle 4, 5, 6 ore al giorno. Ed essendo YouTube un'attività che anch'essa richiede quelle 5, 6 ore tutti i giorni di lavoro, diciamo che fare le due cose fatte bene assieme diventa impossibile, per cui dovrei scegliere tra o far bene YouTube e trascurare l'università, per cui farla in 3-4 anni, oppure viceversa, per cui far bene l'università trascurando però YouTube. Arrivando quindi alla conclusione di questo video, ho preso una decisione che mi è costata davvero tantissimo in termini di coraggio. La decisione che ho preso è quella di abbandonare ufficialmente, almeno per un anno, quella che è la strada sicura, quella che è la strada facile, ma di cui non sono mai stato realmente innamorato, dell'università, per intraprendere una strada sicuramente molto più complicata, che però fa sì che io possa inseguire il mio sogno di adesso. Il mio sogno di adesso qual è? È quello di provare a rendere quello che sto facendo, per cui YouTube, quello che mi sta riempiendo le giornate, il mio lavoro. Quindi sì, a settembre non riprenderò l'università, ma metterò tutto me stesso per far sì che questo canale possa migliorare, che i miei contenuti possano sempre migliorare, e questo comporterà tantissimi nuovi cambiamenti mai fatti prima nella mia vita, di cui però non vi parlo adesso perché ci sarà tempo e modo per parlarne più avanti. È inutile girarci attorno, io non mi sento per niente a mio agio con quello che succederà l'anno prossimo, proprio perché non so neanche cosa succederà l'anno prossimo. Però se c'è una cosa che io provo sempre a trasmettere con i miei video è il fatto di spingersi oltre, di provare a superare i propri limiti, e se c'è un mio grande limite adesso è proprio quello di avere una paura di quello che potrà succedere, però ecco, sarà solo questione di vivere e vedere cosa succederà. Da adesso quindi mi do esattamente un anno per vedere se questa scommessa, la scommessa più grande della mia vita, avrà successo o meno. E tra un anno, l'8 agosto dell'anno prossimo, mi siederò esattamente su questa sedia e valuteremo se avrò fatto bene o meno. E ovviamente ci sarà, e c'è tuttora, l'ipotesi di tornare indietro. Io tengo comunque aperta la possibilità di eventualmente poi riniziare una magistrale. Però adesso il mio sogno è uno, io sono consapevole che il mio sogno sia questo e voglio mettere tutto me stesso per poterlo inseguire. Oggi è un anno
anno che faccio cose che mai avrei fatto e inseguo sogni che mai avrei creduto di riuscire a inseguire. E tutto questo è sicuramente merito mio, ma anche e soprattutto un merito vostro che mi date una carica che neanche riuscite a immaginare. Io, raga, sono pronto e sono stracarico. E voi? Dai!